sviluppi di composizioni. Vediamo esempi semplici di composizione. Che ne so, prendiamo e alla x, questo è 1 più x al quadrato mezzi. Ah, tra l'altro una cosa, no vabbè, ve la dico dopo. Ora sto parlando in generale di sviluppi, quindi questo vuol dire è indipendente dall'ordine a cui fermarsi. Il giorno in cui deciderete l'ordine, poi come si decide l'ordine è a far vostro, come sempre, no? Allora, e alla meno x ve l'ho già fatto prima, al posto di x si mette meno x. Se io devo fare e alla x quadro, cosa diventa? E alla x quadro cosa vuol dire? Metti x quadro al posto di x. Quindi questo diventa 1 più x quadro più x alla quarta mezzi più x alla sesta diviso 3 fattoriale più x alla ottava diviso 4 fattoriale più eccetera eccetera. Se devo fare e alla meno x quadro, ah, notate, e alla x quadro sono rimaste solo potenze pari, bella scoperta, e alla x quadro è una funzione pari. E alla meno x quadro. Cosa faccio ora? Penso alla funzione e alla meno x, che è 1 meno x più x quadro mezzi meno x al cubo diviso 3 fattoriale più x alla quarta diviso 4 fattoriale, eccetera, eccetera. Quindi e alla meno x quadro, al posto di x metto x quadro, quindi diventa cosa? 1 meno x quadro più x alla quarta mezzi più meno x alla sesta diviso 3 fattoriale più x alla ottava diviso 4 fattoriale meno. Ci siete? Poi, se io devo fare seno di 3x, e mettiamo che mi serve ordine, qui fissiamo un ordine, n uguale 6. Voi cosa fate? Sviluppate seno di x, quindi in un angolo vi ricordate seno di x uguale x meno un sesto x al cubo, più c'è il 5 fattoriale che è 120, quindi più un centoventesimo x alla quinta, più o piccolo di x alla sesta. Quindi ora mi sto fermando a n uguale a 6. Benissimo, ora al posto di x metto 3x. Al posto di x metto 3x. Cosa ottengo? Seno di 3x è uguale a 3x meno un sesto per 27x al cubo più un centoventesimo per, vabbè, 3 alla quinta, 243, insomma, x alla quinta, più o piccolo di, teoricamente, 3x alla sesta. Beh, adesso uno cosa vorrebbe dire? Vabbè, intanto qui 3x meno, vabbè, 27 sesti fa 9 mezzi, 9 mezzi x al cubo, più questo coefficiente viene quello che deve venire, 3 alla quinta diviso 100, 3 alla quarta, 81 quarantesimi viene, no? 3 alla quarta diviso 40, 81 quarantesimi x alla quinta, più o piccolo posso mettere x alla sesta? Beh, pensate un attimo, cosa vuol dire o piccolo di 3x alla sesta? Vuol dire 3x alla sesta, 3 alla sesta per x alla sesta per il solito omega, il 3 alla sesta glielo sbatto dentro, è della stessa cosa, no? Cioè, o piccolo
questo lo chiamo omega 1 di x, quindi è diventato x alla sesta per omega 1 di x. Questo omega 1 di x a cosa tende? Vabbè, un numero grosso, chi se ne frega, per 0, quindi questo qui tende a 0, quindi è x alla sesta per qualcosa che tende a 0, quindi ho piccolo di x alla sesta. Mi tornano questi passaggi, queste sono banalità. Quindi al posto di x metto 3x. Va bene, adesso facciamo la solita asta che si fa tutti gli anni. Facciamo seno di coseno di x alla quarta. E voglio lo sviluppo di ordine. E sono esigente, voglio lo sviluppo di ordine 12. Va bene, vi faccio contenti. E voglio lo sviluppo di ordine 16. Perché voglio lo sviluppo di ordine 16? Ma perché da qualche parte c'è un denominatore che torna bene di ordine 16, ho deciso che il limite si gioca sull'ordine 16 e quindi faccio lo sviluppo di ordine 16. Cosa fate? Partiamo dal coseno di x. Come lo sviluppo questo coseno di x? 1 meno un mezzo x quadro più 1 diviso 4 fattoriale, 1 di 24esima x alla quarta. Poi cosa faccio? Vado avanti fino a 16? Sì, qualcuno lo farebbe, anzi, spesso la gente lo fa. Però poi al posto di x cosa dovrò mettere? X alla quarta. Quindi questo x al quadro diventerà x all'ottava, questo x alla quarta diventerà x alla 16, quindi ho già finito. Quindi la richiesta che sembrava esorbitante era piccolissima. Quindi più o piccolo di x alla quarta. Adesso metto x alla quarta al posto di x, metto x alla quarta al posto di x, e cosa ottengo? Coseno di x alla quarta uguale 1 meno un mezzo x all'ottava, certo non fate precorsate tipo x alla sesta o cose di questo tipo, più un 24esimo x alla 16 più o piccolo di x alla 16. Ci siete? Quindi ho ottenuto lo sviluppo del coseno di x alla quarta. Notate bene rispetto a usare la formula che vi ho detto ieri, che cos'è? Per fare lo sviluppo di una funzione, calcoli tutte le derivate successive e poi usi la formula, qui dovrei fare 16 derivate. Cioè un limite che usasse questo sviluppo, fatto con l'Hopital, richiederebbe 16 passaggi, per dire. Adesso facciamo l'asta. Coseno di x alla quarta è uguale 1 meno un mezzo x all'ottava, più un 24esimo x alla 16esima, come ho scritto qui, più o piccolo di che cosa? Certamente x alla 16 va bene. Posso mettere qualcosa meglio di 16? Lui offre 17, poi? Qualcuno offre più di 17? Fino a? Esatto. Posso mettere 23. Allora, se avete detto 23 avete capito. Perché 23 è quello giusto? Cosa avete pensato? O piccolo di qualcosa raccoglie tutte le potenze successive, quindi uno deve pensare chi sarebbe la potenza successiva, quindi bisogna pensare chi sarebbe la potenza successiva. Allora, chi sarebbe la potenza successiva? Cosa dite? Coseno di x,
questo è 1 meno un mezzo x quadro più un 24esimo x alla quarta. La potenza successiva sarebbe meno 1 diviso 6 fattoriale x alla sesta, più eccetera eccetera. Quindi coseno di x alla quarta, questo diventerebbe 1 meno un mezzo x alla ottava più un 24esimo x alla 16 meno 1 diviso 6 fattoriale x alla 24. Quindi la cosa giusta che raccoglie tutto il successivo è da 23 in poi. Anche posso mettere anche 23.5 se non voglio mettere interi, ma se voglio mettere un intero, il migliore esponente possibile è 23. Quindi tutto il resto è o piccolo di x alla 23. Okay, sono contento che questa cosa l'abbiate capita. È chiaro a tutti perché questo 23, il termine successivo sarebbe un 24, e poi dal 24 in su. Io con lo piccolo di x alla 23 me lo mangio. Di solito ci si arrivava più lentamente, uno fino a 18, 20, insomma. Stavolta siamo arrivati subito a 23. Un applauso a quelli che ci sono riusciti. Va bene, queste sono le composizioni facili. Composizioni meno ovvie. Allora, abbiamo iniziato a vederle ieri. Coseno di seno di x. Questa è una composizione molto meno ovvia, cioè molto meno ovvia, in realtà si fa in un istante, però n uguale a 4 è il mio obiettivo. Allora cosa fate? Sviluppate il coseno, pensate coseno di y uguale 1 meno un mezzo y quadro più un 24esimo y alla quarta più o piccolo di y alla quarta. Adesso metto y uguale seno x. Metto y uguale seno di x. Quindi coseno di seno di x è uguale a 1 meno un mezzo seno di x al quadrato più un 24esimo seno di x alla quarta più o piccolo di seno di x alla quarta. Adesso questo è un discorso che un po' abbiamo già fatto ieri, no? Al posto di questo seno ora cosa faccio? Sostituisco lo sviluppo di ordine 4 di seno di x. Quindi sostituisco lo sviluppo di seno x di ordine 4. Cosa diventa? Coseno di seno di x, adesso faccio tutti i passaggi, chiaro che poi quando siete più abituati le cose cambiano e spero che questo qui avvenga prima di sabato. Meno un sesto di x al cubo più o piccolo di x alla quarta più o piccolo di seno, alla quarta di seno di x alla quarta, e qui c'è l'esponente 4. Adesso fatemi questi conti, cosa diventa? 1 meno un mezzo, come si fa il quadrato qui? X al quadrato ci sta, poi? Chi è che rimane? Quadrato di questo? Assolutamente no. Quadrato di questo? No. Doppio prodotto. Non dimenticate mai il doppio prodotto. Meno un sesto, anzi, un terzo, x alla quarta, questo è il doppio prodotto. Doppio prodotto, quindi qui non rimane più niente. Poi cosa rimane? Più questo qui, un 24esimo, quando faccio tutta sta roba alla quarta, x alla quarta, e poi la ciliegina finale è che o piccolo di seno alla quarta è in realtà o piccolo di x alla quarta.
Questo l'abbiamo già verificato ieri. Forse. Quindi questo è uguale a 1 meno un mezzo x quadro, e adesso un conto semplice, più un sesto x alla quarta, più un ventiquattresimo x alla quarta, più o piccolo di x alla quarta. E quindi diventa 1 meno un mezzo x quadro, più 5 ventiquattresimi x alla quarta, più o piccolo di x alla quarta. Forse ve l'ho fatto vedere ieri, ma giusto per insistere vi rifaccio vedere che o piccolo di seno di x alla quarta è uguale a o piccolo di x alla quarta, perché questi sono i dubbi che uno gli vengono sempre, questi dubbi, no? E allora vediamo uno come se li toglie questi dubbi. O piccolo di seno di x alla quarta è uguale, questo qui da dove viene intanto, da dove nasce? Nasce da questo piccolo di y alla quarta. Cos'era questo piccolo di y alla quarta? Voleva dire y alla quarta. Ci siete? Quindi questo qui che cosa diventa? Seno di x alla quarta. Come faccio adesso a far spuntare fuori l'x alla quarta? Moltiplico e divido. Cioè è sempre tutto uguale, però... seno di x alla quarta diviso x alla quarta per omega di seno di x. Questo qui lo chiamo omega 1 di x, e fino a qui uno ha l'impressione che può fare quello che vuole. Dice, ma allora io voglio dimostrare che ho piccolo x alla 40, metto 40, divido per 40. Poi però cosa devo verificare? Che questo tende a 0. Se divido per x alla 40 non ho il limite notevole. Quindi 4 è essenziale che sto usando il 4 e non un'altra cosa che non c'entra niente. Se uno dice raccolgo, moltiplico e divido, faccio quello che voglio, no. Questo qui tende a 1 per 0, questo è il limite notevole che fa 1, questo tende a 0, quindi fa 0, e quindi questo è o piccolo di x alla quarta. O piccolo di x alla quarta, così. Achtung da esame. Questo tutte le volte che c'è un esame ci cascano metà delle persone, non ho mai capito perché. Arco tangente di x più x al cubo, anzi x più x alla quarta, e voglio lo sviluppo di ordine n uguale a 4. Come faccio a fare lo sviluppo di questo? Vabbè, io dico arcotangente di y, andate a prendere la tabellina, lo sviluppo dell'arcotangente è y meno un terzo y cubo, più il successivo sarebbe un quinto y alla quinta, quindi più o piccolo di y alla quarta. O così per curiosità, secondo voi, il giorno che uno fa il settore tangente iperbolica, quale sarà il suo sviluppo di Taylor? Questo con tutti i più. Avete capito come funzionano le cose? Cioè, c'è sempre una similitudine esagerata. Quindi il settore tangente iperbolica è questo con tutti i più. Questa era una parentesi. Adesso arcotangente di x più x alla quarta, e questo è x più x alla quarta, ho già messo il termine del quarto ordine, più o piccolo di x alla quarta. E l'anno dopo venite a risentirlo, perché questo qui è un errore madornale. Assolutamente no. Questo è quello che io chiamo metterlo piccolo per farmi un piacere a me. Uno dice, arcotangente di x più la quarta, metto y uguale a questo, sostituisco qui, lo piccolo che si arrangia, poi alla fine metto piccolo per fare contento. Non funziona così. Non funziona così, perché questo non va bene? Se uno facesse le cose per bene, se uno fa le cose per bene, che cosa ho usato qui?
Allora, facciamo le cose. Ho usato in fondo solo arcotangente di y uguale y, perché quello che ho messo qui era y, più, se io mi fermo qui, questo è più piccolo di y. Quindi, se uso questo, cosa diventa? Arcotangente di x più x alla quarta, facciamo la sostituzione proprio bovina, cosa diventa? X più x alla quarta più o piccolo di x più x alla quarta. Cioè chi veramente sostituisce y anche nello piccolo? Adesso o piccolo di x più x alla quarta, che cos'è? Volendo, è o piccolo di x più o piccolo di x alla quarta. È l'omega che si distribuisce sui due pezzi. Sarebbe questo per l'omega. L'omega si distribuisce e rimane questo. O piccolo di x più o piccolo di x alla quarta, che cos'è? E questo è o piccolo solo di x. Perché questo vuol dire potenze dal 4 in poi. Questo vuol dire potenze dall'1 in poi. Quindi alla fine rimangono potenze dall'1 in poi, ragionate in termini di potenze. Queste potenze dal 4 in poi, potenze dall'1 in poi. Quindi chi mette lo piccolo correttamente lo scrive così, e a questo punto questo se lo mangia. Quindi avete scoperto che x più piccolo di x, cosa che potevate scoprire già all'epoca dei limiti notevoli. Per farlo correttamente devo sostituire y nello sviluppo del quarto ordine. Per farlo correttamente. Devo sostituire y uguale x più x alla quarta nello sviluppo di arcotangente di arctan y di ordine 4. E quindi cosa diventa? Diventa arcotangente di x più x alla quarta, uguale, sostituisco in questo che è lo sviluppo di ordine 4. Quindi diventa x più x alla quarta meno un terzo x più x alla quarta al cubo più o piccolo di x più x alla quarta alla quarta. Adesso cosa succede? Questo diventa x più x alla quarta, questo diventa x più x alla quarta. Quando vado a fare questo cubo, intanto mi viene un terzo x al cubo, poi tutto il resto è dopo, perché sono comunque tripli prodotti per 1 al quadrato, insomma, tutta roba sopra. Cosa mi piacerebbe tanto dire? Mi piacerebbe tanto fare questa cosa qua. Chiedetevi un attimo se è vera. O piccolo, a parte che volendo potete pensare mentalmente di sviluppare questa quarta potenza, viene tutta roba dal 4 in poi. O piccolo della somma enorme, la somma degli o piccoli, tutto dal 4 in poi. Quindi è chiaro che succederà così. Però uno dice: no, adesso basta, no, mi è successo troppe volte, ora lo dimostro come si deve. Cosa succede? O piccolo di x più x alla quarta alla quarta. Questo da dove nasce? Nasce da un y alla quarta omega di y lì. Quindi questo nasce da un x più x alla quarta per omega di x più x alla quarta. Se io voglio raccogliere x alla quarta, moltiplico e divido, quindi questo diventa x alla quarta, x più x alla quarta, diviso x alla quarta per omega di x più x alla quarta. E abbiamo finito, perché questo qui, a cosa tende?
questo è un omega 1 di x, che tende a 1 per 0, questo tende a 1. Ecco. Mettete la quarta in comune, diventa x più x alla quarta diviso x, quindi 1 più x al cubo, insomma, questo tende a 1. Quindi questo qui ho piccolo x alla quarta. Questa è la maniera corretta di fare l'esercizio, giusto? Ma pensateci un attimo a come sarebbe stato assurdo. Allora scusate, con la stessa logica sarebbe stato arcotangente di x più x alla 20. Voi cosa dicevate? X più x alla 20 più o piccolo di x alla 20? Perché ho messo già un x alla 20. Stiamo scherzando? No, ci sono tutti i termini che vengono dal cubo, dalla quinta potenza. Assolutamente no. Al massimo arcotangente di x più x alla 20, se segue questa logica, diventa x più x alla 20 più o piccolo di x più x alla 20, quindi o piccolo di x. Questo è il primo termine, sviluppino. La cotangente di y uguale y, questo sto dicendo, più o piccolo di y. Volendo, che esponente potrei mettere? Oltre a x. Il termine successivo cosa sarebbe? Questo è il cubo, quindi sarebbe un cubo, quindi potrei metterci un quadrato. Ecco, Achtung sulla scomposizione. Seno di coseno di x. Allora, uno cosa dice? Seno di y quindi seno di coseno di x uguale coseno di x meno un sesto coseno di x al cubo più o piccolo di coseno di x alla quarta. Sostituisco gli sviluppi e faccio il conto esattamente come ho fatto quando erano invertiti. Assolutamente no. Spero che non vi sia venuta un'idea così strampalata. No, adesso no, parliamone. Cioè, in realtà sì, però poi non è che il passaggio dopo questo qui diventa o piccolo di x alla quarta. Non è vero che o piccolo di coseno di x alla quarta è uguale a o piccolo di x alla quarta. Questa è la cosa che non è vera. Perché non è vero? Voi dite, ma no, è il solito discorso. Non c'è il limite notevole. Allora, motivo, cioè, non funziona la dimostrazione di prima. Non funziona la dimostrazione di prima. Perché non funziona la dimostrazione di prima? Cosa? O piccolo di coseno di x alla quarta, questo così è coseno alla quarta di x per omega di coseno di x, ma non funziona per un motivo più profondo di quello che dite voi, perché voi dite c'è x alla quarta, coseno alla quarta di x diviso x alla quarta, così, no? Allora, il primo motivo è che questo qui
tende più infinito. E già siamo messi male. Ma non solo, ma questo qui, questo qui tende a zero, e noi sappiamo che omega tende a zero in zero, questo tende a 1. Quindi se faccio il cambio di variabile, questo è omega di y con y che tende a 1, questo non tende a 0, non tende a 0, perché l'argomento non tende a 0, tende a 1. Cioè, non tende a 0, adesso parliamone. Non è detta che tende a 0, noi sappiamo che omega tende a 0 in 0, ma l'argomento tende a 1, quindi assolutamente non so niente. Allora, quando è che la composizione si può fare componendo gli sviluppi e quando non si può fare? Cioè, uno poteva accorgersene da subito? Sì. Come accorgersene quando io faccio coseno di seno di x, quando io faccio questa cosa qua, cosa sto facendo? Pongo, almeno mentalmente, y uguale a seno di x, poi dico quando x tende a 0 o che y tende a 0, quindi uso lo sviluppo del seno per y che tende a 0. Quindi uso lo sviluppo di sen x, di seno di y, diciamo, scusate, lo sviluppo del coseno, di coseno di y, che vale per y che tende a 0. Ci siete? Lo sviluppo del coseno è coseno di y più o piccolo di y per y che tende a 0. Questo è lo sviluppo. Se io ho viceversa, se io ho seno di coseno di x, mentalmente cosa faccio? Pongo y uguale coseno di x, poi cosa dico? Quando x tende a 0, o che y tende a 1. Quindi non posso usare lo sviluppo. Quindi non posso usare lo sviluppo di seno di y, il quale vale per y che tende a 0. Il quale vale per y tende a 0. Bisognerà imparare a fare gli sviluppi per y che tende a 1. Ma questo lo faremo domani. Altre cautele sull'uso di Taylor. Si può usare Taylor per fare un limite all'infinito? Esempio, quindi la risposta è sì, la risposta è ni. Vabbè, avete voluto ni, la risposta è ni. È un ni tendente al sì o tendente al no? Vabbè, questo è un classico. Il limite per x che tende a più infinito di x meno arcotangente di x diviso x al cubo. E uno cosa dice? Arcotangente di x, uno è tutto contento perché arcotangente di x è x meno un terzo x al cubo più o piccolo di x al cubo, sostituisco e cosa diventa? Il limite per x che tende a più infinito di x meno x più un terzo x al cubo più o piccolo di x al cubo diviso x al cubo, x e x se ne vanno e questo tende a un terzo, questo è uguale a un terzo.
spero che non entri, che non pensiate di fare queste cose qua. Ci siete che è un'assurdità pazzesca questa? Perché no? Lo sviluppo vale per x che tende a 0, non per x che tende a più infinito. Lo sviluppo vale per x che tende a 0, non per x che tende a più infinito. Voi dite, no, però il diritto a sostituire. Sì, d'accordo, il tuo diritto a sostituire. Fino qui va tutto bene. Qual è il problema? Che io so che o piccolo di x al cubo diviso x al cubo tende a 0 per x che tende a 0. Cioè, quello che non so è che il limite per x che tende a più infinito di o piccolo di x al cubo diviso x al cubo è uguale a 0. Lo so solo se x tende a 0. Lo so solo se x tende a 0. Per la cronaca, quanto fa questo limite? Il limite, in questo caso il limite fa 0 per cosa? Per quale motivo? Per banali questioni di ordine di infinito. Questo è un limite da secondo giorno. Per ordini di infinito. Sopra c'è x, sotto c'è x al cubo sostanzialmente. Quindi quando è che non si può usare Taylor? Perché non si può usare Taylor qua? Non si può usare Taylor perché l'argomento dell'arcotangente non tende a 0. Non si può usare Taylor. Usare Taylor perché l'argomento di arcotangente non tende a 0. Non tende a 0. Quindi questo è un esempio negativo, questo esempio sarebbe per il no. Però ora vediamo un esempio per il sì. Quindi esempio 2. Ma questo me l'ha chiesto prima qualcuno di voi, forse. Il limite per x che tende a più infinito, logaritmo di x più 1 meno logaritmo di x qui usare Taylor è quasi sprecato, cioè, per x. Allora, come si fa questo? Se io mi metto a sviluppare questo, uno vede logaritmo di 1 più x, lo sviluppo. Stupidaggine, perché lo sviluppo vale per x che tende a 0. Uno dice, qui c'è logaritmo di x, aggiungo e tolgo 1. Stupidaggine, perché quello che c'è dopo l'1 deve tendere a 0 e non tende. Cosa bisogna fare qui? Precorso. Uguale limite per x che tende a più infinito. Questo cosa diventa? Logaritmo x per logaritmo di x più 1 diviso x, no? Uguale limite per x che tende a più infinito di x per logaritmo di 1 più 1 su x. Posso usare Taylor ora? A parte che potrei concludere di limite notevole. A parte quello. Posso usare Taylor ora? Almeno moralmente, sì. Perché? Perché è logaritmo di 1 più roba che tende a 0. Questo è logaritmo di 1 più, in questo caso è una cosa innocua, ma pensatelo come 1 più mostro con mostro che tende a 0. Quindi posso usare Taylor. Allora, diciamo in versione professionale, questo lo scrivete come limite
per x che tende a più infinito. Questa richiede un po' di padronanza, però prima di fare queste cose pensateci bene. Dai, vi faccio un passaggio, ve lo scrivo sotto. Logaritmo di 1 più y che cos'è? In realtà qui basta così, y più 1, questo per y che tende a 0, quindi logaritmo di 1 più 1 su x uguale 1 su x più o piccolo di 1 su x per x che tende a più infinito. Quindi questo uno lo scrive come 1 su x più o piccolo di 1 su x, e questo diventa il limite per x che tende a più infinito di 1 più, e qui facciamo una cosa, cosa ho fatto? Ho moltiplicato la x fuori con quello che sta dentro lo piccolo. È una stupidaggine assurda come sembra, è una cosa sensata? Cosa vuol dire o piccolo di 1 su x? Vuol dire 1 su x per qualcosa che tende a 0. Moltiplicate per x, diventa 1 per qualcosa che tende a 0. E quindi questo limite è 1. Notate cosa ho scritto qui, professionale. Questo lo fate il terzo giorno che fate i limiti, quando ormai ne avete fatti tanti. Il secondo giorno, più cauto, più cauto, come suggeriva qui qualcuno davanti, cosa fate? Faccio il cambio di variabili. Faccio il cambio di variabili. Faccio il cambio di variabili y uguale 1 su x. Qui. In maniera da riportare il limite a 0. Diventa il limite per y che tende a 0 di logaritmo di 1 più y diviso y, e concludo con limiti notevoli o Taylor tranquillo, o Taylor a 0. Ultima cosa, posso usare Taylor con le successioni? Sì, cioè ni, come sempre, dipende dove tende l'argomento delle funzioni, questa è la cosa, dipende dove tende l'argomento delle funzioni. Diciamone uno semplicissimo che ci stia in pochissimo tempo, questo, limite per n che tende a più infinito di n al cubo seno di 1 su n meno arcotangente di 1 su n. Questo si può fare con Taylor? Sì, perché 1 su n, questo è seno di x, questo è arcotangente di x a 0. Quindi qui uno lo fa con Taylor, e ve lo faccio già in versione professionale. N cubo, cosa faccio? Seno di n e 1 su n, seno di x che cos'è? X meno un sesto x al cubo, quindi 1 su n meno un sesto 1 su n al cubo, meno arcotangente, quindi meno 1 su n meno un terzo, quindi più un terzo 1 su n al cubo, più o piccolo di 1 su n al cubo. Sono già in versione professionale, questo e questo se ne vanno, il limite è praticamente finito. Cosa diventa? Il limite per n che tende a più infinito di n al cubo meno un sesto più un terzo fa un sesto 1 su n al cubo. Ora, se volete una cosa un po' meno losca,
lo scrivete così, un sesto più o piccolo di 1 su n al cubo diviso 1 su n al cubo, invece di farlo piccolo di 1, che andrebbe bene uguale, questo n al cubo lo portate sotto, e questo qui è o piccolo di x diviso x con x che tende a 0, quindi questo tende a 0, quindi il limite fa un sesto. L'alternativa quale sarebbe? X uguale 1 su, y, 1 su n e via, lo scrivo solo, alternativa x uguale 1 su n, eccetera, eccetera. Va bene, domani Taylor in punti diversi da zero, esempi finali.